Sono 10 gli ettari andati in fumo ieri a Nuoro per l'ennesimo incendio, il quarto evento in poche settimane che ha interessato la collinetta che sovrasta la galleria di Mughina in località Riottiesi. Quello che rimane ora è una distesa di cenere e arbusti anneriti, un rogo che si è sviluppato attorno alle 15 e che ha bruciato un'ampia superficie adibita a pascolo. Fiamme che, alimentate dalle alte temperature e dal vento, hanno camminato veloci fino a raggiungere la sommità del Costone, quello che confina col rione di Cartaloi. E proprio in quell'area si è concentrata l'azione delle forze antincendio, di agenti del Corpo Forestale Regionale, degli uomini di foresta, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Comunale, per evitare che le fiamme potessero in qualche modo mettere in pericolo le case e l'antenna di telefonia lì presente. Sull'incendio ha operato, effettuando una trentina di lanci, l'elicottero di base Afarkan, che ha supportato gli uomini a terra in un'area difficilmente raggiungibile con gli automezzi. Per consentire un intervento in sicurezza è stata temporaneamente chiusa la galleria di Mughina e ancora stamattina, attraversando il tunnel, si poteva sentire l'odore acre del fumo. Sulla natura dolosa del rogo sembrano esserci pochi dubbi, anche se saranno le indagini e gli investigatori del Corpo Forestale a stilare il verdetto definitivo. Rimane l'ennesima ferita al territorio, con problematiche che potrebbero andare ben oltre il danno ambientale. L'assenza di vegetazione, in caso di piogge abbondanti, potrebbe creare problemi alla viabilità della galleria, col fango e i detriti che potrebbero precipitare sulla strada, così come accaduto in occasione dell'alluvione del novembre 2013, col passaggio del ciclone Cleopatra.